do la parola per le conclusioni a Maurizio Landini, segretario generale della FIOM CGIL. Buongiorno a tutti. La prima cosa che voglio dire è questa. Io ringrazio Team FIOM e Will che hanno organizzato questa manifestazione, che mi hanno invitato qui a parlare, le associazioni, le organizzazioni, i sindaci e le amministrazioni. Vedere questa piazza, a me veniva in mente un punto, e lo dico con onestà e con franchezza. In questi anni noi abbiamo anche pagato le divisioni che si sono determinate anche tra le organizzazioni sindacali, perché se la FIA ha potuto fare in lungo e in largo quello che voleva, e oggi mi permetto di dire siamo di fronte certamente qui al fatto che Fiat chiude, se ne va, se ne vorrebbe andare e vuole scaricare sullo Stato, sui lavoratori, sul territorio le sue scelte, noi siamo anche di fronte a un altro fatto. Siamo di fronte al fatto che sempre di più la Fiat non solo se ne vuole andare da Termini Imerese, ma se ne sta andando dal nostro paese, non facendo gli investimenti che deve fare e spostando la testa da un'altra parte. E su questo punto lo dico, perché se c'è una cosa che in questi anni non è mai calata, è calato lo stipendio dei lavoratori, è aumentata la cassa integrazione, è calata la produzione, se c'è una cosa invece che non è mai calata sono i dividendi per la famiglia Agnelli. Quella ha continuato ad averli, a mantenerli e ad investire da altre parti. Allora io dico, se c'è una esperienza, se c'è un insegnamento che viene da questa piazza, da questa giornata, che parla non solo alla Sicilia ma che parla a tutti, è proprio questo, e cioè che dobbiamo smetterla di dividerci e che dobbiamo ripartire insieme per provare a cambiare questa situazione. Io mi rendo conto, e lo dico con onestà, che non è né semplice né facile, non sono qui a raccontare delle balle, sono qui a assumermi assieme a voi un impegno, sapendo che la partita è complicata, ma con la volontà di non accettare la situazione che si è determinata e che rischia di far pagare un prezzo pesantissimo a tutti voi, ma a tutto il territorio nazionale. E lo dico perché qui c'è un punto che noi domani con forza dobbiamo rimettere a quel tavolo. Lo dico perché negli ultimi incontri anche il governo ha fatto dichiarazioni che non ci sono piaciute. E cioè noi non possiamo accettare che la FIA si presenti a quel tavolo come ha fatto, da osservatore, da ascoltatore, come se lei non c'entrasse, come se il problema delle scelte che ha compiuto sono scelte che debbono trovare delle soluzioni degli altri, la regione, il governo, i lavoratori o i sindacati. E quindi il primo punto, io credo, che con forza noi dobbiamo porre, e dobbiamo chiedere che lo stesso governo assuma fino in fondo questo elemento, è che la FIA deve assumersi tutte le sue responsabilità, a partire dal fatto che non può chiudere e scaricare, ma deve non solo rimanere, ma favorire seriamente qualsiasi altra attività di reindustrializzazione. E non giriamoci attorno. Noi siamo l'unico paese produttore di auto, pensate agli Stati Uniti, alla Germania, alla Francia, alla Corea, al Giappone. Se ognuno di voi ci pensa, qualsiasi paese industriale degno di questo nome, dove c'è un sistema industriale importante, i produttori di auto, quando sono pochi, sono 2, 3, 4. L'unico paese che ha un unico produttore, che ha rifiutato tante volte di far venire anche altri produttori, è il nostro, e guarda caso siamo quelli che stanno pagando il prezzo più pesante. Allora oggi questa questione è una questione che noi dobbiamo riproporre con forza al tavolo della trattativa domani, e lo dobbiamo dire sia perché è necessario lavorare perché vengano ritirati i licenziamenti dell'indotto, non dobbiamo sottovalutare, aver aperto quelle procedure di licenziamento dice con chiarezza quella che è la prospettiva per tutti qui tra qualche mese se non ci cambia la situazione, non è un problema solo di quei lavoratori, e ci possono dire di tutti, ma non che siamo coglioni e che non capiamo quello che sta succedendo. Poi
poi avere la forza di cambiare le cose è un'altra cosa, ma che siamo persone intelligenti che capiscono è il punto da cui dobbiamo partire. E allora questo è il tema di fondo che noi dobbiamo porre, e lo dico perché questo elemento del ruolo della PIA, anche per favorire altri processi di investimento, è decisivo. Noi non abbiamo mai detto che eravamo contrari ad altri investimenti, alla possibilità di altri produttori. Vorrei ricordare che quando si discusse 2 anni e mezzo fa, ci venne addirittura raccontato, allora c'era il ministro Romani, che finito l'incontro dichiarò che addirittura sarebbe aumentata l'occupazione a Termini, vi ricordate? Perché non solo c'era la Fiat che se ne andava, ma c'era una quantità di imprenditori, di investimenti che avrebbe raddoppiato la produzione, sbandierando ai giornali, prima ancora di uscire, che c'era un avanzamento. Allora lo dico perché non è il momento delle chiacchiere o dei distintivi, è il momento dei fatti, è il momento della responsabilità. Allora se ci sono altri investimenti seri, se ci sono, siamo pronti a discuterli e a fare tutto quello che c'è da fare perché diventino operativi rapidamente e diano da lavorare. Ma siccome sappiamo, ed è questo il punto, che se davvero si vuol dare una prospettiva e difendere le capacità, le competenze di questo territorio, noi abbiamo bisogno in questa fase che la Fiat non venga tolta da quel tavolo, ma che svolga fino in fondo il suo compito, si assuma la sua responsabilità e faccia quello che deve fare anche assieme ad altri. E questo è il punto, il governo questo deve fare e questo deve pretendere nei confronti anche di quel gruppo. Così come siamo pronti a discutere se seriamente ci sono altre soluzioni, ma debbono essere appunto cose serie, non scoprire dopo un po' che hanno arrestato quello che aveva presentato il progetto, che quell'altro era indagato, che quell'altro era da qualche altra parte, perché siamo già stati presi in giro abbastanza e non è più possibile giocare ulteriormente su questa cosa. Aggiungo poi che in questa fase, certo, noi ci auguriamo e l'obiettivo che vogliamo portare a casa domani è quello di avere anche il tempo per impedire i licenziamenti. Sono d'accordo col compagno, col lavoratore che qui ha parlato, perché è un po' che noi diciamo, noi non andiamo a Roma per chiedere cassa integrazione, ammortizzatori, vogliamo poter lavorare, vogliamo poter contribuire da cittadini con dignità alla vita del paese in modo molto serio. Ma oggi c'è un punto, sono passati degli anni, le promesse che erano state fatte non hanno funzionato e noi oggi siamo di fronte al rischio concreto che tra qualche mese possa saltare tutto. Questa è la realtà cruda con cui dobbiamo fare i conti. Allora da questo punto di vista la necessità di avere la copertura degli ammortizzatori sociali per tutto il 2014 e dentro questo compreso il ritiro dei licenziamenti è oggi non la soluzione del problema, ma è oggi la condizione per poter credere che davvero si può trovare una soluzione al problema. E questo è un atto che domani deve essere portato a casa e deve aprire questo processo. E allo stesso tempo dobbiamo dirci anche qualcos'altro, lo dico con molta onestà, e ognuno è una fase, credo che ognuno si debba assumere la sua responsabilità per quello che gli compete, per quello che fa, ma troppe volte a quei tavoli siamo al giochino dello scaricabarile, il governo scarica sulla regione, la regione scarica sul governo e siamo di fronte a un non coordinamento delle cose che debbono essere fatte. Allora lo diciamo con chiarezza anche qui, è necessario che domani, se si vuole cambiare il quadro, non solo ci deve essere un impegno vero della Fiat e la Fiat deve essere riportata a tutti gli effetti dentro a questa trattativa per dare una soluzione al problema, ma c'è anche bisogno che cambi il modo di funzionare di quel tavolo. Ed è necessario che la discussione non riguardi semplicemente Termini Imerese, deve riguardare complessivamente tutte le attività dell'indotto di Termini Imerese e noi non siamo disponibili a partecipare una volta un tavolo a Roma, una volta un tavolo in Sicilia, un'altra volta un tavolo da un'altra parte. Se si vuole fare una cosa seria, ognuno facendo la sua parte, il coordinamento tra i ministeri, tra le istituzioni, deve fare in modo che c'è un unico luogo in cui tutti assieme si discute delle scelte che debbono essere fatte e le scelte vanno messe nella direzione di trovare la soluzione ai problemi, di dare nuovi posti di lavoro, di favorire l'inserimento di nuovi investimenti e anche
anche l'utilizzo degli ammortizzatori sociali deve essere inquadrato dentro a questo quadro. E mi permetto di dire che in questo, certo, c'è un ruolo decisivo che deve giocare il governo e che fino ad oggi non l'ha giocato. Non lo dico perché è facile sparare sul governo, ma perché se ci pensiamo e parliamo sempre di Sicilia, noi siamo di fronte ad un governo che ha annunciato anche un processo di privatizzazione per fare cassa. E guarda caso, siamo di fronte al fatto che l'altra grande azienda che c'è in Sicilia, l'ST Microelectronics, il governo l'ha indicata tra quelle aziende che potrebbe privatizzare per fare cassa, capite? Così come vuole vendere pezzi importanti di Finmeccanica, quelli che fanno gli autobus, così come vuole vendere pezzi importanti del nostro sistema industriale. Allora quello che noi denunciamo, a maggior ragione se vogliamo ripartire dal sud a valorizzare le attività, noi abbiamo bisogno di politiche industriali, di una ripresa degli investimenti pubblici e privati per affrontare questa situazione. Serve un coordinamento di questa natura e lo diciamo con molta chiarezza che non siamo disponibili ad accettare né privatizzazioni che rischiano di farci perdere ulteriormente posti di lavoro e competenza, né possiamo accettare la logica che ad oggi è stata accettata di far fare alla Fiat quello che vuole. Lo dico perché in tanti hanno creduto che la Fiat avrebbe fatto gli investimenti, ha raccontato quello che ha raccontato. Oggi corriamo il rischio di raccogliere quelle macerie e noi non lo possiamo accettare. E se c'è un'indicazione che da questa grande manifestazione oggi viene di popolo che ha messo assieme tutte le risorse, è proprio una domanda di cambiamento delle politiche che debbono essere messe in campo ad ogni livello. Questo è il punto di fondo e penso anch'io l'impegno che posso prendermi, e anche qui lo dico con onestà, consapevoli dei limiti di ognuno di noi, ma l'impegno che posso prendermi nello spirito anche della manifestazione di oggi è proprio quello che noi dobbiamo non rassegnarci e dobbiamo fare della giornata di oggi la giornata che riapre questa vertenza facendola tornare una questione nazionale. Non è una questione di Termini o della Sicilia, è una questione nazionale a cui si devono dare delle risposte e in cui, se necessario, occorre anche chiedere una mobilitazione più ampia dell'insieme dei lavoratori.